Sì, vabbè, Roma influenza tantissimo, sia dal modo di parlare, di rivolgersi, di esprimersi, cioè penso qualsiasi città di provenienza caratterizzi la persona. Certo, sicuramente io mi ispiro molto a ciò che ascolto, tipo io ho iniziato ascoltando Nicki Minaj, Drake, questo mondo urban, rap, quindi quella è la mia strada, cioè so che in quel modo riesco a esprimermi al meglio. Sicuramente una cosa che mi influenza molto nello scrivere è il mio mood, quindi se sono triste cerco una base triste, scrivo cose d'amore, tristi, diciamo però non è, quelle cose non mi piace pubblicarle, credo non pubblicherò mai qualcosa di triste perché non mi rappresenta, cioè come vedi sono solare, vivace, mi piace trasmettere positività più che negatività. Quindi magari i pezzi tipo Bordello nascono da una mia voglia di esprimere la libertà, tipo Bordello, diciamo, è un inno alla libertà perché anche dal ritornello tipo faccio come mi pare, quello che mi va, quindi è proprio cioè, essere liberi, quello mi piace trasmettere. Dico proprio stare bene, cioè faccio quello che voglio, non ascolto le altre persone, vado dritta per la mia strada. Allora, io ti ripeto, nel periodo delle medie ho trovato il mio modo di esprimermi perché io non sono molto brava a parlare, cioè quando devo dire qualcosa preferisco scriverlo piuttosto che dirlo a parole perché non mi riesce, non riesco a esprimermi bene in questo modo. E quindi alle medie, essendomi chiusa molto in me stessa, ho trovato un modo per esprimermi nella scrittura, e soprattutto nel modo rap, trap, quel genere lì. Quindi un po' cazzuto che devo dirti le cose come stanno, non ci giro intorno. E quindi questo, non è stata una Quindi cosa che è andata di pari passo, cioè ho trovato il mio modo per esprimermi scrivendo con la musica e un passatempo fare i video su Musical.ly così, quello era proprio un passatempo, mi ci mettevo magari dopo aver finito i compiti, mettevo lì il telefono, facevo due gesti con la canzoncina. E ho continuato perché ho visto comunque che il riscontro delle persone, del pubblico era sempre di più, era sempre più positivo. Quindi ho detto, cavolo, piaccio alla gente, continuiamo. Ed era una cosa anche con cui passavo il tempo. Quindi Bene, sicuramente infatti. me l'aspettavo. No, no, io ho iniziato, come ho detto, per divertimento, per passare il tempo. Non mi sarei mai aspettata di arrivare dopo 5 anni, quanto è passato da quando ho iniziato. Di arrivare a firmare con l'universo, cioè non l'avrei mai pensato assolutamente, però a quanto pare vuol dire che ci ho creduto sempre, cioè dall'inizio io ci credo, dico voglio fare questo, voglio fare questo, quindi con il paraocchi sono andata avanti e sicuramente una cosa che ti butta giù sono le critiche anche degli amici magari che si allontanano perché vedono che tu prendi una strada diversa dalla loro. Magari c'è la ragazzetta che era tanto amica, che lei fa danza, vede che te fai i video e ti reputa tipo la sfigatella, lasciamola perdere, anche perché in quel periodo non si è molto maturi, cioè non si ha la mentalità per ragionare, cose del genere, quindi era un po' così. Io sicuramente ogni canzone che faccio è un salto di qualità, cerco di aggiungere qualcosa che nella canzone prima non c'era. Magari rispetto a Queen ci ho messo più cazzotaggine, come ti posso dire, parliamo con questo termine, e ho voluto far vedere che comunque, cioè, da Sto una bomba, che è stato il mio primo singolo, a Bordello sicuramente ogni step che c'è stato è stato un salto di qualità e questo spero che alla gente possa arrivare, anche perché è quello che vorrei far capire. Sicuramente non si nasce imparati, la prima canzone che avrei fatto non sarebbe stata mai Bordello perché è stata Un una crescita, percorso. quindi ci sono arrivata piano piano, magari la prossima canzone sarà ancora meglio di Bordello, quindi va così.